Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi volevo scusare per il video del filetto di maiale in cui insomma, è un po' storto, no? Un po' di ginnastica cervicale a tutti, ma poi si raddrizza. Abbiate pazienza, non sono un'esperta in questo settore, quindi migliorerò, insomma, è tutto fai da te. Oggi invece vi propongo delle semplicissime uova alla pizzaiola che sono un secondo, ma anche un piatto unico, si è accompagnato con del riso basmati bianco e mangiate appunto insieme. Allora, che cosa vi serve? Mi serve appunto la padella e un po' di olio, ok? Coprire il fondo senza esagerare, giusto per dare un po' di sapore. Io lo faccio con quattro uova, ma poi voi potete farlo con due, con sei, con uno, con quanti volete. Ecco qua, verso le uova, ok? Ci metto su un po' di sale, ok. Poi io ho usato metto del prosciutto. Ecco, questo è importante, che mettere prima il prosciutto, altrimenti poi il formaggio scivola via. Ecco, li ricopro bene tutte e quattro. Ecco qua, ok. E poi ci metto il formaggio. Io ho usato tipo galbanino tagliato a pezzi, ma potete usare il formaggio che preferite, o anche delle sottilette che alla fine, insomma, vengono molto costosi lo stesso. Ok, così. Ecco. Poi anche a me piace anche abbondare un po' col formaggio. Fate conto che io ho usato, se fossero sottilette, una sottiletta per uovo. Se invece fosse galbanino, io ho usato 6 fette di galbanino. Poi ci metto sopra ad ogni uovo, ecco, un cucchiaio di salsa di pomodoro. Ecco qua. Anzi, ne metto un po' di più. Ma questo anche va a gusto, a me piace un po'. Ecco, un po' di sale, pochissimo, sopra la salsa di pomodoro, altrimenti vengono salate. E poi io ci metto, ovviamente nella pizza non può mancare l'origano. Io sto usando dell'origano selvatico, che a me piace molto, per dargli appunto quel sapore tipico della pizza. Tutto ciò va fatto ovviamente a crudo a fuoco spento. Poi dopodiché accendiamo il fuoco e lo mettiamo basso. Ok, e andiamo a coprire la pentola. Ecco qua, e lasciamo andare. Ed ecco qua il nostro piatto finito. Come vi avevo detto, io, siccome devo mangiare, ho finito da poco di lavorare, no? Mi sono fatta del riso basmati che condisco, vabbè, io lo condisco solo con un po' di olio d'oliva e basta. E le nostre uova alla pizzaiola, che sono alla fine nutriente, buone, e che vi devo dire ancora, provateci, mettetemi comunque tanti like e tornate a trovarmi. Ciao a tutti!